Il titolo e il contenuto di un articolo sul presidente Berlusconi apparsi stamani sul Libero non corrispondono al vero. Lapidario, un comunicato di Palazzo Grazioli che non entra nel merito. Quello che scrive il quotidiano di Belpietro è falso, punto. Allora bisogna andare a vedere cosa scrive. Titolo alla prima pagina, scherzi da Silvio, non si candida più. E dentro racconta che l'annuncio doveva servire a dare una scossa al partito, che nulla è deciso, che il Cavaliere punterebbe a tornare alle origini, ai temi cari a Forza Italia. Ricostruisce quello che negli ultimi giorni c'era anche sul foglio di Ferrara, ex consigliere di Berlusconi, ancora amico e ben informato, o nelle interviste rilasciate da Frattini, nelle dichiarazioni di Alemanno. No, per la sesta volta non si ricandida, me l'ha detto lui. Pensare che il sindaco di Roma abbia capito male il colloquio di Palazzo Grazioli o che abbia riportato in modo strumentale le parole del Cavaliere è difficile da pensare. Certo, a lui la notizia non deve essere dispiaciuta, assieme ad altri ex DN è stato tra i più critici dopo l'intervista al quotidiano tedesco Bild con la riconferma di una nuova corsa per Palazzo Chigi. Poi più nulla, mentre tutti attendevano un annuncio ufficiale dalla sua viva voce, magari di fronte a una folla, convention o predellino, come sa fare lui. Che pare non si aspettasse una reazione tanto fredda in Italia e all'estero, confermata dai sondaggi riservati che ha commissionato. O forse era davvero un modo per dare una scossa al partito in crisi, rilanciare e intanto riprendere le fila delle varie correnti che scalpitano tra l'appoggio a Monti e la paura del futuro, e intanto guardare quel che succede sulle montagne russe dei mercati. Intanto oggi Berlusconi smentisce. Magari l'estate è tempo per riflettere, aspettare di avere certezza sulla data delle elezioni per annunciare davvero la prossima strategia.